passione e la presunzione di voler piacere al fruttivendolo sotto casa che mi dice mi sono ammazzato dalle risate, e di piacere anche al critico e al giornalista. È un'ambizione legittima, a volte ci si riesce, a volte no, però ci provo. Sono stati tanti film che hanno anche osato un po' andare oltre a certe cose che sembravano invece essere scontate ormai, e con una coda importante, perché Garrone, Moretti e Sorrentino sono stati una coda sicuramente importante, però durante l'anno ci sono stati dei tentativi interessanti, importantissimi. Guardandomi intorno riconosco le facce di persone che mi hanno fatto emozionare, e quando guardo un film non lo guardo da addetta ai lavori, ma lo guardo da spettatrice, come tutti quanti noi facciamo, e addirittura mi dimentico di vedere sullo schermo alcuni miei amici o di sentir raccontate delle storie da persone che conosco, perché mi fanno vibrare, mi fanno emozionare. Siamo tornati a fare dei film che fanno divertire, che portano pubblico nelle sale, ma che non sono soltanto sì, una cosetta divertente che poi quando esci ti sei già dimenticato, e credo che questa sia una buona base per dare una struttura solid, più solida al nostro cinema. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. Quando stavo girando Casotto con Sergio Cittido, che era Paolo Stoppa, io gli feci questa domanda: Paolo, ma secondo te, perché anche allora il cinema cominciava a essere un po'... Dico: Paolo, ma secondo te il cinema si riprende? Lo sai che mi ha risposto? Mi ha detto di Cirinetto, dice: quando uno muore risuscita. Ho detto: va bene, questo è il cinema italiano. Io, però io lo speriamo nei miracoli. Speriamo nei miracoli.